E rieccoci ragazzi per questo nuovo video. Oggi seconda tappa del viaggio balcanico. Sono le ore 7:30 più o meno e si riparte per strada. Sono ancora in Croazia, all'altezza di Spalato. Oggi arriverò a Scurati. Oggi niente campeggio stasera, ma ho prenotato un posticino, sembra carino, poi farò vedere. Sembra un po' particolare, i miei posti particolari, voi conoscete che io prenoto in posti un po' particolari, dove mi piace le solite cose. Costo irrisorio 25 euro, quindi molto poco. Vedrete, comunque oggi ancora costa croata più un pezzo di monte di Albania. Ecco già Spalato ragazzi, Split. Qui ragazzi 1,50 euro la benzina, volendo 1,60 la 100 ottani, prezzi che in Italia non si vedono da 20 anni in pratica, da quando è arrivato l'euro. E spam ragazzi, come si esce un attimo dalla città, pam, guarda che bello. Va che bello, spettacolo. Va che yacht lì, cacchio ragazzi. Comunque devo dire, il mare in Croazia è davvero bello, davvero bello. Diciamo che per chi piace nuotare e buttarsi nell'acqua, è l'ideale. A me non piace, quindi niente, però diciamo che invoglia, è tipo il mare in Sardegna. In Sardegna, anche se non ti piace, ti invoglia proprio buttarti dentro. È uguale qua, proprio bella cristallina l'acqua, bello. Guardate qua che spiaggettine belle, belle, wow. E anche le case abbastanza particolari. Ieri ho avuto problemi con l'app Park4Night, ragazzi, che di solito uso per trovare i campeggi. Quel campeggio in cui ho pernottato ieri sera in pratica, era comunque su Park4Night, non lo sapevo, era uno di strada e diciamo era abbastanza piccolino. Diciamo, per me è un po' costoso, perché 25 euro una notte, una persona, una moto, una tenda, ma vabbè, lascerò una recensione negativa. Cioè mi sembra eccessivo 25 euro. Quindi onde evitare, oggi ho trovato 25 euro un alberghetto che, come vi dicevo, era un po' particolare. Comunque prima di arrivare ci gusteremo un bel po' di costa ancora qua, un bel po' di costa croata ragazzi.
Comunque ragazzi, vi lascerò adesso, vedo come programmare bene la cosa, ovvero sto pensando di lasciare, creare una pagina o un qualcosa dove mettervi tutti gli itinerari con le tracce o i percorsi che faccio, quindi a breve creerò qualcosa, adesso penso gratuitamente, però vediamo se, ecco, magari vi chiederò un piccolo contributo giusto per le spese di viaggio e vi lascerò tutti gli itinerari, appunto, che d'ora in poi farò, compreso questo della Croazia. Comunque guardate qua che roba. Appena fuori dalla costa, che conformazione qua dei monti, bello. Finalmente ragazzi, si può far correre un po' la moto fino a 80 all'ora però guardate che bello, strada davvero fenomenale. Al ponte ragazzi, che ci siamo qua, siamo qua, quindi il navigatore mi dice di andare a destra, ma io credo devo andare dritto, che voglio fare quella strada che passa sull'isola, che poi non è proprio un'isola ma una penisola. Ma che bello, spettacolare ragazzi, fermo prima del ponte, ci si riesce a fare le foto, Figaro, si riesce a fare le foto qua, spettacolo. Eccoci
su questo Pelješki most, ponte Pelješki. Comunque ragazzi, facendo questo ponte in pratica saltate la Bosnia, perché tra la Bosnia e il Montenegro ci sarebbe appunto un pezzettino ancora di costa, che sarebbe diciamo il pezzo di costa bosniaco, l'unico pezzo di costa che è appunto ai confini bosniaci, e questo ponte diciamo permette di saltare la Bosnia, ecco, e andare sull'isola, che è una penisola, infatti si unirà poi nei pressi di Dubrovnik. Comunque spettacolo sto ponte qua, molto bello. Pelješki, vabbè, sono nomi un po' difficili, comunque mega ponti sull'Adriatico. Comunque bella cosa che hanno fatto anche le piazzole di sosta sia da questo lato che dall'altro, quindi se venite da questa parte potete fermarvi prima per fare due foto, e se arrivate dalla mia direzione sempre prima del ponte c'è una piazzola dove potete scattare qualche foto. Non c'è proprio niente su questa penisola qua. Proprio deserta. Eccoci che siamo ritornati sulla costa, ragazzi. Bello. Tanto bisogna segnarsi sti paeselli qua, che hanno un mare stupendo con le yacht qua, yacht di lusso, con i gommoni, bello, bello, bello. Eccoci, mi sa che qua siamo a Dubrovnik, che fra un po' si vedrà la mega... una mega nave da crociera qua. Eccoci, bello Dubrovnik. Ma qua che spettacolo, crociera Explorer of the Sea. Eccoci ragazzi, passiamo sto confine qua, poi mi fermo un attimino a mangiare. Siamo nel confine del Monte Scuro, per non dire altre parole, se no mi chiudono il canale. Quindi eccoci qua, non resterò in questo paese diciamo per molto, ma quanto basta per fare sta colonna. E che ragazzi, è stata lunga ma siamo dentro. Thank you.
Welcome Monte Scuro. Welcome Monte Scuro. Quello di prima era un'uscita, adesso dobbiamo fare quello in entrata. Eccoci qua ragazzi, entrati in Monte Scuro. Che da primo acchito mi sembra un po' la brutta coppia della Croazia. Non siamo più in Unione Europea. Sarebbe da visitare un po' anche l'entroterra, però ho altri programmi qua in Monte Scuro. Quindi sicuramente ci ritornerò, dogana che è durata un sacco. Ok ragazzi, mo ci prendiamo il traghetto per saltare un po' di strada, vediamo quanto ci mettiamo. Vicinissimo, per io avrei dovuto far tutto il giro della laguna, però tempo per questione di tempo non la faccio e mi guardo la laguna da qua. Rieccoci ragazzi, scesi dal traghetto, questo è quello che ci riserva. Panorami bellissimi. Quindi come vi spiegavo non ho fatto la laguna per abbreviare un po' i tempi, visto che ho prenotato in Albania. C'è ancora un po' di strada e una dogana da fare. Qua è molto bello ragazzi, guardate qua. Sembra quasi un passo alpino questo. Oh mamma. Ragazzi, qua spero di non stare per perdermi, che non manca tanto l'arrivo. Mi sta facendo fare una stradina proprio di quelle incagnate. Oddio. Oddio. Tanto al confine, non dovrebbe mancare tanto al confine, ragazzi. Siamo una strada che non so, mi sembra tanto bella, però cioè perlomeno va su sui monti. Mancano 37 km all'albergo.
Eccoci ragazzi, questi sono posti davvero particolari, però un peccato perché c'è un sacco di sporcizia in giro, bottigliette, lattine, uno schifo proprio. Guardate qua che bello che c'è. Ah, bella stradellina qua, prima del confine, adesso è cambiato, ho preso la strada principale, in pratica avevo fatto la scortarella, come si dice in bergamasco. Quindi adesso manca veramente poco. Eccoci ragazzi in Albania. Una delle prime cose che trovate quando entrate sono i baracchini delle assicurazioni, perché solitamente nella carta verde non è presente l'Albania. Infatti però io prima della partenza sono riuscito a farmi fare estendere dalla mia compagnia assicurativa, ovvero l'Unipol SAI, sono riuscito a farmi estendere l'assicurazione anche per l'Albania. Ho perso un sacco di tempo alle dogane oggi, un sacco di colonna. Speriamo che domani, vabbè, ce n'è solo una e poi sono pochi chilometri di viaggio, quindi domani ci rilassiamo un po'. Adesso c'è da capire dove c'è l'albergo, c'è poi anche qualcosa da mangiare, da bere, perché io avrei una certa fame e una certa sete soprattutto. Quindi niente, ci vendiamo direttamente in struttura in albergo. Sono andato a prenderlo l'albergo qua, Madonna santa, portano via me la moto qua. Tenere la sinistra. Eccoci arrivati in albergo, che è questo. Queste sono tutte stanze, poi faccio vedere un interno della mia. Si chiama, dovrebbe essere un ex convento, un ex monastero, qualcosa del genere. Molto particolare. Comunque qua in Albania non costa davvero nulla la vita. Sono appena andato a cena con 8 euro. Io non ho mangiato poco, Preso una pizzetta, una pizza normale, due acqua, due bottigliette d'acqua e una Coca-Cola. In Italia paghi solo da bere con 8 euro, direi ottimo.